Hai appena subito una lesione del legamento crociato anteriore o sei stato operato? Stai facendo la riabilitazione, ma non sei sicuro quando sarai pronto per tornare a giocare? Segui questo video perché oggi ti spiegherò come essere sicuri di essere pronti per tornare a giocare, quali sono i test adatti per sapere se il tuo ginocchio è pronto per l'attività e infine ti spiegherò quali sono tutti i riscontri scientifici su questo argomento e quali sono i punti di forza oggi che la scienza ti spiega e quali invece sono i dubbi. Quello che è certo è che oggi sul legamento crociato anteriore c'è molta confusione. Non si è sicuri se operare sia utile, non si è sicuri quando sia il momento giusto per operare e a che età possa essere necessario farlo, non si è sicuri se operando o non operando la persona raggiungerà gli stessi livelli. Ad oggi non ci sono dei criteri specifici per sapere quando l'atleta sia pronto per tornare a giocare a calcio e normalmente la decisione se l'atleta sia pronto a tornare a giocare o no è presa aneddoticamente dagli esperti ma senza dei criteri ufficiali e oggettivi. Alcuni atleti dopo 3 mesi sono di nuovo in campo, altri aspettano un anno. Alcuni atleti tornano dall'operazione forti o anche più forti di prima, come Roberto Baggio o Zlatan Ibrahimovic, altri non recupererono mai il livello precedente, come Del Piero, Michael Owen o anche Derrick Rose nel basket. Iniziamo però dalla realtà dei fatti. Fatto numero 1. Chi ha avuto una lesione del legamento crociato anteriore ha un rischio di 30-40 volte maggiore di rinfortunarsi rispetto a chi non l'ha mai avuta. Fatto numero 2. Chi ha avuto una lesione del legamento crociato anteriore ha molta probabilità dopo 10-20 anni di sviluppare osteoartrosi a livello del ginocchio. Fatto numero 3. Non c'è ancora un criterio preciso per garantire all'atleta che sarà pronto per tornare a giocare. Fatto numero 4. Tra chi ha avuto una lesione del legamento crociato anteriore e un intervento successivo, solo l'81% ritorna a giocare e di questi solo il 65% ritornerà ai livelli precedenti. Fatto numero 5. Dopo un anno dalla lesione, il 90% degli atleti ritorna a giocare, ma dopo 3 anni sono solo il 65% degli atleti che continuano a giocare. Andiamo quindi insieme a vedere quali sono i criteri e i punti su cui tu puoi basarti per essere più sicuro di poter tornare a giocare senza paure. Il primo criterio su cui tu puoi fare avvisamento è il tempo. Alcuni atleti dopo 3 mesi sono di nuovo in campo, altri aspettano un anno. Quello che è certo e dimostrato da studi scientifici è che il rischio di rinfortunarsi di una lesione al legamento crociato anteriore è molto più alto nei primi 12 mesi. Pensate che a livello biologico il nuovo legamento per diventare come lo stesso ci mette all'incirca 2 anni. Quindi addirittura alcuni specialisti consigliano 2 anni di attesa prima di ritornare a giocare. Nonostante questo, altri professionisti hanno visto che 9 mesi può essere il tempo adeguato per ridurre al minimo il rischio. Vorrei essere chiaro sul tempo perché il tempo è necessario nonostante tutti gli altri criteri possano essere superati. In un ultimo studio fatto qualche anno fa su 15 atlete, hanno visto che 6 di loro si sono reinfortunati al legamento dopo 2 anni. Queste 6 atlete avevano degli standard e dei livelli di forza, di velocità e di controllo migliori delle altre atlete, ma sono tornate in campo a 6 mesi, mentre le altre a 9. Purtroppo queste 6 si sono reinfortunate. Quindi vi prego, nonostante abbiate un buon tono muscolare, una buona elasticità, un buon controllo, aspettate i 9 mesi perché anche i grandi atleti, anche quelli che pensano di essere già pronti, in realtà stanno rischiando di rompersi di nuovo.
Il secondo criterio molto importante da considerare è la forza muscolare. Ad oggi si valuta la forza muscolare con dei test isokinetici in cui si va a valutare appunto la forza massima che possa sviluppare il quadricipite o gli altri muscoli. Purtroppo questi criteri non sono affidabili ed è stato dimostrato che non lo siano. Sembra invece molto importante considerare il rapporto tra forza muscolare dei flessori, quelli posteriori, e con rispetto agli estensori, ovvero al quadricipite. Badate bene quindi, stiamo parlando di rapporto tra i vari capi muscolari. Non serve quindi lavorare solo esclusivamente sul quadricipite, ma anche sugli flessori, perché è proprio il bilanciamento tra le due leve a generare un miglior controllo a livello articolare e quindi una maggiore stabilità. Oltre al ginocchio di per sé, un altro studio molto interessante fatto da Petersen e altri ha dimostrato come una debolezza del torchio dell'anca, ovvero dei muscoli come i glutei o gli rotatori esterni, possa portare a un aumentare il rischio di lesione del legamento crociato anteriore. Per cui è molto utile anche per voi rinforzare anche i muscoli quali i glutei, ma anche più in basso a livello di caviglia, il polpaccio, il soleo e il tricipite surale. Per finire, la asimmetria tra le due gambe, ovvero un quadricipite più debole, la gamba malata più debole rispetto alla gamba sana, anche questo è predittivo di un possibile infortunio. Ricapitolando quindi, volete ritornare a giocare a calcio ed esserne sicuri? Controllate che il rapporto flessori-estensori sia adeguato e deve essere circa del 60%, quindi se con i flessori tirate su 60 kg, con gli estensori 100 kg, e questo rapporto deve essere costante. Se diventate troppo forti di estensori, rischiate di infortunarvi. Altri aspetti fondamentali: rinforzate i glutei, rinforzate il polpaccio. Anche loro sono coinvolti, anche loro devono essere capaci di sostenere l'arto. In un recente studio si dimostrava come il gluteo durante la corsa debba sopportare e sprigionare una forza che sia pari a 2,5-3 volte il peso corporeo, mentre il soleo deve sprigionare una forza pari a 6 volte il peso corporeo. Quindi non dimenticatevi di questi muscoli perché sono molto importanti da recuperare per permettervi di tornare a correre e a saltare senza rischi. Il terzo criterio per valutare se il vostro ginocchio è pronto a tornare a giocare sono i test dei salti, o come sono meglio conosciuti, hop test. Sono quattro test e vanno a valutare appunto la capacità della vostra gamba di fare dei salti. C'è il test di salto in lungo su una gamba, c'è il test del triplo salto sempre su una gamba, c'è il crossover test, ovvero un test di salto incrociato, e poi c'è il test sui 6 metri per calcolare la velocità, quanto ci mettete a saltare per 6 metri su una gamba sola. Se volete vederli specificatamente, abbiamo fatto un video apposta e lo linkiamo qua sotto. Sono test molto affidabili per valutare la capacità della performance del ginocchio. E normalmente il gold standard è il fatto di paragonarli all'altra gamba. Quindi fate i test con una gamba e con l'altra e vedete se effettivamente avete risultati simili. Purtroppo in una recente letteratura questi test è stato dimostrato che questi test non sono poi così affidabili. Si pensa soprattutto perché sono test che vanno a valutare la capacità sul piano sagittale, quindi di andare avanti, ma non vanno poi a testare il ginocchio nelle posizioni di pivot, di shift o di rotazioni che sono molto comuni invece in certi sport. Per questo motivo sono stati introdotti altri test un po' più specifici come il test del quadrato, il test della figura 8, ovvero di disegnare un 8 sempre saltellando su una gamba sola, o per finire il test del salto laterale o side hop. A quanto pare questi ultimi test sono un po' più affidabili perché vanno a testare anche le torsioni, ma soprattutto riescono anche a testare l'affaticabilità della gamba. Sì, perché tanti atleti sono molto capaci di essere performanti quando sono in forma, ma quando poi il corpo è stanco perdono poi la loro capacità e in quei casi vengono a galla poi le differenze tra una gamba e l'altra. Per questo motivo in generale vi consiglio di effettuare sempre questi test quando siete stanchi o dopo aver messo la gamba un po' sotto sforzo. Provate a farli tutti e sette
Ripeto, c'è il link del video qua sotto che vi faccio vedere come si fanno, con l'attenzione al fatto che debbano essere più o meno simmetrici tra gamba sana e gamba malata. Il quarto criterio per capire se siete pronti per tornare a giocare è l'indice di simmetria degli arti inferiori, delle gambe. L'indice di simmetria sia da un punto di vista di forza che di superamento dei test. Quello che era il suggerimento fino a poco tempo fa era che doveva esserci almeno un 85-90% di simmetria tra gamba malata e gamba sana, sia a livello di forza, quando fate appunto la forza massima, sia a livello dei test di salto, come abbiamo visto prima. A quanto pare però alcuni autori hanno richiesto che per gli sport di contatto o negli sport in cui ci sono tanti cambi di direzione, come il calcio, il basket, ma anche la pallavolo, questi test di simmetria debbano raggiungere il 100%, e quindi voi dobbiate avere una gamba malata che raggiunge gli stessi livelli di performance della gamba sana. Pensate però che negli ultimi esperimenti fatti, a 6 mesi di distanza, nessun atleta aveva raggiunto la simmetria perfetta. E parliamo di atleti professionisti. Immaginatevi che a 2 anni di distanza solo il 23% della popolazione, sottoposta allo studio aveva raggiunto dei livelli di simmetria tra gamba destra e sinistra. Per cui questo indice è molto importante, ma risulta comunque molto difficile da raggiungere e voglio quindi che vi impegnate molto per raggiungere questi risultati. Il quinto criterio necessario da valutare è la qualità del movimento. Con movimento e con qualità del movimento intendiamo andare a valutare come si comporta la gamba e il ginocchio quando atterrate da un salto, quando correte o quando semplicemente fate uno squat o un piegamento su una gamba sola. Si è visto che tipicamente sono più propensi ad avere una lesione del legamento crociato o una ricaduta quegli atleti o atlete che hanno un eccesso di valgismo del ginocchio, ovvero che il ginocchio va in dentro e si appiattisce la volta plantare, e quelle atlete che hanno una debolezza dei rotatori esterni di anca e di glutei, o quelle atlete che perdono il controllo della parte superiore del tronco, del bacino, piegandosi in avanti, inclinandosi di lato. Quindi hanno una qualità del movimento scadente. In uno studio del 2015 fatto su 60 atlete, in effetti chi aveva un eccesso di valgismo del ginocchio era molto più propensa a rinfortunarsi rispetto a chi non ce l'aveva. Questo criterio purtroppo è molto difficile da valutare, ci vogliono degli occhi esperti, di un fisioterapista competente, ma probabilmente emerge dal fatto che in effetti il ginocchio non è un'unità a sé stante, ma fa parte di un complesso che è appunto tutta la gamba inferiore o addirittura tutto il corpo. Per cui il bravo fisioterapista andrà ad analizzare come vi muovete, come correte, come saltare, andando a valutare tutti gli aspetti del vostro corpo senza focalizzarsi solo sul ginocchio, perché in effetti il ginocchio è solo una piccola parte di un ingranaggio molto più complesso. Il sesto criterio da valutare, da superare, è il sistema sensorimotorio, ovvero il vostro cervello, le vostre sensazioni, la vostra capacità di percezione dello spazio del vostro corpo. Sì, perché quando subite un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore, non è semplicemente l'osso, il ginocchio o i tendini a venire ricostruiti, ma è tutto il vostro corpo e il vostro cervello che vengono sottoposti a uno shock, ai quali devono poi recuperare e riabilitarsi. In questi casi, infatti, si perde la capacità percettiva sensorimotoria dello spazio e del movimento intrinseco ed estrinseco delle gambe. E per questi motivi, riallenare e riabituarvi a certi stimoli può aiutarvi ad essere più sicuri. Sotto questo punto di vista, si può lavorare per migliorare le vostre capacità di equilibrio e di controllo del ginocchio in situazioni faticose e stressante, faticose appunto dopo che magari vi siete affaticati e avete messo la gamba sotto stress, o magari in situazioni più difficili con una ridotta visibilità con degli occhiali proprio scuri, o magari in un multitasking in cui rimanete in equilibrio mentre però giocate con una pallina o la tirate a destra e a sinistra. Per questo motivo vi invito appunto a fare piano piano delle attività sempre più difficili e sempre più compromettenti,
in cui cercate di distrarre la vostra attenzione per vedere se effettivamente, anche quando siete distratti, il vostro equilibrio, il vostro controllo rimangono stabili e il vostro ginocchio viene protetto. Il settimo e ultimo criterio da considerare è l'aspetto psicologico. Sempre più spesso negli ultimi anni è risultato che atleti che abbiano raggiunto tutti i criteri precedenti, fisicamente quindi in forma e pronti per tornare, risulta che poi non riescano più a tornare, facciano fatica o non recuperano più ai livelli precedenti. Esempi di questo tipo anche tra i professionisti ne abbiamo avuti tanti. Penso che non sia da discutere il fatto che a livello psicologico gli aspetti che possono influenzare la sicurezza in voi stessi possono essere tanti. La letteratura recente ha dimostrato che chi si è fatto meno impressionare dall'intervento, chi ha meno paura di rinfortunarsi, chi è più pronto a tornare e chi ha un approccio più positivo, riduce la possibilità di rinfortunarsi e a raggiungere dei livelli migliori dopo un infortunio rispetto a chi è un po' più pessimista. Per questo motivo vi consiglio di fare questo semplice test, potete scaricare l'app ACLRSI, è un'app scritta in inglese, quindi dovete almeno sapere qualche cosa in inglese. Ci sono delle domande semplici come se avete paura di rinfortunarvi di nuovo, se diventate nervosi al solo pensiero di tornare a giocare o se mentre giocate avete paura che il ginocchio possa cedere. Beh, tutti questi aspetti influenzano effettivamente anche la vostra performance e possono effettivamente rendervi più vulnerabili ad avere di nuovo paura e ad avere di nuovo un infortunio. Questo sottolinea quindi quanto sia importante che vi affidate a un bravo fisioterapista che vi sappia accompagnare anche da un punto di vista psicologico ad affrontare le vostre paure e a superarle. Per cui, riassumendo, i sette parametri fondamentali da poter analizzare per ritornare a giocare sereni e sicuri che il vostro ginocchio non vi darà più fastidio. Parametro numero 1, il tempo. Minimo 9 mesi dall'operazione. Non accelerate, non cercate di fare fenomeni. Lo hanno già fatto in tanti e hanno pagato. Aspettate almeno 9 mesi. Parametro numero 2, aspetti psicologici. Sviluppate un percorso riabilitativo che vada ad affrontare anche le vostre paure e le superi. Fate quei test e se avete un punteggio basso, forse non siete ancora pronti per ritornare a giocare a calcio. Terzo parametro a livello funzionale del ginocchio, che abbia una mobilità completa, che non ci siano gonfiore o rossore e che non ci sia neanche lassità. Il quarto parametro a livello qualitativo, la forza muscolare, che ci sia un buon rapporto flessori estensori, quindi ischiocrurali e quadricipite, che sia almeno maggiore del 58%. E altro parametro importante, la differenza tra gamba sana e gamba malata, che sia almeno del 90-95% l'una rispetto all'altra. Per gli sport di contatto o di cambio di direzione 100%, quindi fate i test, deve essere la gamba malata uguale a quella sana, neanche un millimetro di meno. Il quinto parametro è la qualità del movimento, un'analisi di come saltate, di come correte, di come atterrate e di come si comporta tutta la gamba in questi meccanismi. Se ci sono delle alterazioni, se perdete l'equilibrio, se il ginocchio va indietro. Anche durante i test di salto di cui abbiamo parlato, tutti questi aspetti devono essere considerati da un occhio competente che vi dica se ci sono delle cose da poter migliorare o se andate bene così. Una volta raggiunti tutti questi parametri, potete piano piano e gradualmente reintegrare l'attività e lo sport con degli esercizi che simulino sempre di più lo sport che poi andrete a compiere. Quindi magari con delle piccole partitelle, con delle piccole situazioni in cui sarà il vostro cervello a doversi allenare a una situazione con tante variabili, con tante cose da tenere sotto controllo e che quindi però permetta al ginocchio di essere stabile anche in un ambiente così complesso. Per tutti questi aspetti vi invito quindi a considerare la vostra riabilitazione non come un punto d'inizio con una fine precisa, ma con una continua analisi che poi si fonderà con un allenamento che riprenderà a fare con la squadra
e come avete sempre fatto. Continuate a dialogare con tutti i professionisti che avete di fronte, allenatore, fisioterapista e medico, per cercare di analizzare tutti questi aspetti e migliorarne volta per volta ognuno di essi. Se vi sentite in difficoltà, se avete dei problemi, non esitate a contattarci, noi saremo contenti di assistervi, anche via Skype o con una telefonata, per darvi i giusti consigli. Se vi è piaciuto il video, vi prego di mettere un pollice in su e di condividerlo, iscrivetevi al nostro canale o consigliatelo a qualche amico che ha avuto questo infortunio e ha paura di tornare a giocare. Grazie.